Sergio, ciao, ciao. Allora, grande ritorno, Parenzo, la Zanzara. Alessandro Meluzzi, buonasera. Buonasera a voi. Così buonasera a freddo me l'hai buttato. Così come stai? Come stai, Alessandro? Come stai? Bene, mamma mia. Sereno dopo le feste. Bene, allora voglio dirti una cosa. Che ne pensi tu di questa vicenda? Stai zitto un attimo. Che ne pensi della vicenda della Ceperale? Perché io ho detto una cosa. Ma anche io la considero totalmente irrilevante. È una questione televisiva, hanno lo stesso agente. Dovrebbe riguardarti, visto che sei in televisione, dovrebbe riguardare anche Meluzzi. Lui, Amadeus, Meluzzi. Aspetta. E devo dire anche in qualche modo l'ex presidente del Consiglio, che ha avuto il suo debito per la villa ripianato dallo stesso prete, quindi è normale che in queste dinamiche di relazioni televisive, di contratti, si comprino i pacchetti. Quindi no, ma questo è vero. Amadeus, nel pacchetto Amadeus ci sta anche la Gebrale, probabilmente ci sta anche Renzi in qualche modo. Sì, sì, ma anch'io credo che sia più una questione televisiva. È una questione di presta, di normali agenti televisivi, quindi non farei di una formica un elefante. Però io ho fatto un esempio la settimana scorsa. Cosa sarebbe accaduto? Oggi ho aggiunto anche te al pacchetto. Cioè, sì, ho detto: cosa sarebbe accaduto se una RAI, una disgrazia, una RAI di un certo tipo avesse invitato a fare un monologo. Ho detto Maria Giovanna Maglia, altra donna che ha delle posizioni politiche così come le ha la Gebreal, e non valgono meno di quelle che ha la Gebreal. Alcuni pensano che siano giuste, altri pensano che siano sbagliate, però sarebbe successo il pandemonio, perché tra l'una e l'altra poca differenza c'è dal punto di vista del profilo, no? Del profilo. Ma no, c'è molta differenza, perché in Italia non tutte le opinioni hanno lo stesso diritto di cittadinanza. Questa è una cosa che riguarda anche molti altri ambienti del paese, i giornali, i grandi quotidiani, l'università. Cioè, le opinioni della Maglie e mutatis mutandis, si parva licet compondere magnis le mie, non hanno lo stesso peso, lo stesso di quelle di Gebrale. E quindi lo considero normale. Poi forse la storia cambierà. Non ce le hanno, mi pare che ogni sera pontifichi in televisione, quindi mi pare che le tue opinioni non vengono messe a tacere. Le follie che hai detto sulla sostituzione etnica, nessuno ha detto che è una stronzata mega galattica. Le hai dette, hai pontificato ogni sera sulle reti media, se lui dice quello che gli pare, ma va benissimo. Io dico delle cose che sono dei fatti, ecco, spaccia per fatti delle opinioni clamorose, incredibili, folli, ma poco male. Cito un'opinione di un mio compagno di liceo di cui dissento completamente, che è Domenico Siniscalco, attualmente presidente della Morgan Stanley, mio compagno di liceo. Ma tu dici che c'è un piano delle banche? E che ha recentemente dichiarato, ma non l'ho dichiarato io, l'ha dichiarato lui, ad una riunione del Fondo Monetario Internazionale, che il quadro demografico occupazionale del rapporto traffico-Europa è il presente. Dei 400 milioni di giovani africani che entreranno in età lavorativa e in età militare in questo decennio, soltanto un terzo troverà occupazione in Africa. Ergo, per ragioni di autunno demografico in Europa e dinamiche del mercato del lavoro, almeno 5 milioni di africani devono venire nel sud Europa. Questo l'ha detto lui. Ma non è che li porta lui, non li porta lui, non dice che è un'analisi economica, no? Lo scafista, fa l'economista e fa il presidente di una grande banca. Quello che tu hai detto è che le banche hanno un grande complotto per portare forza lavoro estera in Italia. Dici delle follie. Quello di aumentare il PIL alle banche gli interessa soltanto una cosa: la crescita del PIL. Ma dove hai per i soldi? Ragioni ovvie, perché per chi presta denaro, per chi stampa denaro, la cosa che conta non è la qualità della vita dei popoli, ma la costruzione del denaro. Per me contano i popoli invece, non soltanto la moneta. I popoli, il popolo europeo, i lavoratori, chi viene qui perché vuole stare bene, vuole un'altra vita, come quelli che emigravano negli Stati Uniti, come quelli che da Cuba scappavano per andare a Miami. Non è la stessa cosa, dai. Gente che cerca libertà e diritto e un posto bello dove stare, senza dei rompicoglioni come Meluzzi, per dirla tutta. Però scusami Alessandro, tu hai detto che c'è veramente un piano di sostituzione etnica di milioni di persone per venire in Italia. Questo ha detto. Ma non lo dico io, ci sono dei documenti dell'ONU del 97 che sono accessibili, sono dappertutto, e che parlano di un flusso di 180 milioni di africani in Europa entro 2050. No, ma c'è un piano guidato da altre persone. Il piano Calergi. È un disegno socio-economico che poi assume la forma di un cambio etnico, come ovvio. C'è un disegno da parte anche della finanza, di uomini. C'è stata una crisi demografica in Europa
gli europei hanno fatto pochi figli, sono troppo ricchi rispetto ad altri popoli europei, sono invecchiati. E forse sarà bene che non si gli africani, ma i poveri europei lo devono sapere, perché non è giusto che i tacchini facciano festa la vigilia di Natale o della festa dell'ingraziamento, perché per te, perché per te questa qua è una fregatura. Io credo che lo sia moltissimo per gli italiani e per gli europei in generale. Ma questo non lo penso io, è un'ovvietà. C'è l'ovvietà. Ma tu pensi che per esempio la Rula Gebrale sia un esponente di questo, sia un esponente? Ma no, di... ma Rula Gebrale è soltanto un'artista televisiva sponsorizzata una giornalista e dai suoi. Ma che cosa c'entra? È una giornalista, che c'entra? Ma parte dello stesso pacchetto di Amadeus, e quindi è giusto. Ma quale pacchetto? Tu sei del pacchetto di Rete 4, infatti sei sempre Rete 4. Ma che pacchetto, che minchiate dici? Ma che c'entra? Va bene, ma non c'entra niente, fai il tuo pacchetto per i fattacci tuoi. Se avessi un agente troverei delle collocazioni migliori delle mie. Perché migliori? Ottime. Perché sputi del piatto dove mangi? È ottima che Mediaset. Collocazioni migliori. E allora lo considero un programma molto dignitoso. No, non solo quello. Ne fai tanti altri, ma tanto, poco male. Vado ogni tanto a Quarta Repubblica, ma oltre questo nient'altro. Cioè, non faccio nessuna parte, non faccio parte di nessuno. Però secondo me, ragazzi, se tu metti Meluzzi al posto della Gebrale, sarebbe successo un casino. Un disastro in termini di ascolti, una migrazione di massa. Ma questo che cazzo ne sai? Ma che c'entra? Sostituzione etnica di pubblico ci sarebbe stato. Quella che lui. No, però voglio dire il punto: se qualcuno avesse proposto Meluzzi, lo avrebbero rinchiuso in ospedale psichiatrico. Non vorrei mai far parte di un club nel quale mi accettassero come socio. Esatto. E faccio mia questa battuta. Di Gruccio Marx, ciao, bella, ciao, ciao Alessandro, ciao. Ciao.